Carame Testi, Pier Pereira, Pier Pereira. Gli amici della Scala hanno un grande passato, ma è soprattutto sul futuro che noi contiamo. E qui do la parola al nostro sovrintendente. Mi dia questi, no. Li metti lì, li mettiamo no, sono, lì. Sono le mie, io non li do. Li do a nessuno. Vado da mattina a sera con quelli che... buonasera. La Scala è veramente da ringraziare molto agli amici della Scala per dare tutto un passaggio di tutte le tradizioni di questo teatro, delle grandi scenografi, delle grandi registi, delle grandi persone, delle costumisti che hanno fatto tanto per la Scala, che hanno creato, hanno fatto questo teatro grande. E di nuovo abbiamo lì una enorme collezione di idee favolose create per questo teatro, e noi siamo fondamentalmente grati che grazie. Gli amici della Scala, grazie. E signora Crespi, grazie. Che siete grazie. Così energetici. Hai visto che belli questi? Sì, molto, io già. Perfetto, così sono sotto. Le mie. E allora io auguro una bellissima serata e grazie per tutto. Grazie anche a lei. Grazie. Ora do alla parola a Vittoria Crespi Morbio. Buonasera a tutti. Le monografie di quest'anno sono una sorpresa, perché pochi di voi avevano sentito parlare di Mario Cito Filomarino, Ebe Colciaghi, Umberto Brunelleschi, ecco, fa eccezione Alberto Savinio. Umberto Brunelleschi in realtà fu famoso negli anni 10 e 20 del Novecento, non tanto in patria, era nato in Toscana, quanto in Francia, a Parigi, dove ha vissuto e disegnato centinaia di figurini per le ragazze delle Folies Bergère. Erano spettacoli ricchi, fastosi, al punto da attirare l'attenzione dello stesso Puccini, che volle affidargli i costumi di Turandot che stava componendo. Ma ahimè, Brunelleschi era talmente intento a vestire e a svestire le ragazze del music hall che non fece in tempo a consegnare i figurini. Turandot andrà in scena alla Scala dopo la morte di Puccini senza il suo contributo. Avrà modo di rifarsi più tardi, mettendo in scena alla Scala una sensuale edizione di Pescatori di Perle. Altra storia è quella di Mario Cito Filomarino. Mario Cito Filomarino appartiene ad una nota famiglia aristocratica napoletana, ma non segue l'esempio, le orme del padre, eroe della prima guerra mondiale e senatore del regno. Vuole fare l'artista e lo fa a modo suo. È tra i primi disegnatori a diffondere in Italia lo stile déco, ma negli anni 20 già lo supera per seguire un proprio stile fantasioso, immaginario, non catalogabile. Negli anni 30 lavora assiduamente all'Opera di Roma e alla Scala, ma sarà presto e ingiustamente dimenticato, perché i suoi spettacoli sono legati a compositori poco noti o a opere non di repertorio, benché diretti da Toscanini e Marinuzzi. Ecco, Mario Cito Filomarino è un artista raffinato, spiritoso, libero. Ebe Colciaghi si è dedicata anima e corpo al teatro del secondo dopoguerra. È stata a lungo la costumista di riferimento di Giorgio Strehler per la produzione del Piccolo e della Scala, e ha firmato i costumi di spettacoli storici. Nella Traviata del 47 Margherita Carosio appare in scena con abiti raffinati ma stilizzati, di carattere moderno.
Nella Lucia di Lammermoor del 54, Maria Callas vaga nella scena della pazzia con una veste che sembra luminosa, a sottolineare i gesti dosati con meditata lentezza. È l'immagine di una donna che non veste un abito, ma si fa incarnazione della sposa più felice di Scozia. Alberto Savinio, tutti noi conosciamo Alberto Savinio, pittore, compositore, scrittore. Ecco, nell'uomo di teatro troviamo raccolte tutte queste dimensioni. Ogni suo spettacolo vi è una tale quantità di riferimenti culturali che non ci si stanca mai di studiarlo. Il tema dell'occhio presente nell'Edipo Re è un invito a svelare il segreto delle cose. L'isola degli oggetti accatastati rimanda al deposito della memoria, l'esplosione dei colori nell'uccello di fuoco è un inno alla vita. Ecco, per Savinio creare significava intraprendere un viaggio nel paese delle novità per sfuggire alla noia e per scoprire, come fosse la prima volta, quella mitologica alba greca che lui stesso ricordava sorgere dall'orizzonte adriatico e scalare il cielo nella sua ruota di raggi. A Titina Rota, costumista, scenografa, giornalista, donna di cultura, è dedicato il volume della collana del 7 dicembre. Titina Rota è milanese, nasce nel 1899 da una famiglia colta. Il nonno è Rinaldi, compositore apprezzato da Verdi, il cugino è Nino Rota. Autodidatta, negli anni 20 firma disegni pubblicitari, negli anni 30 è adetta di Trampolini, la maggiore costumista italiana. Volitiva e grande lavoratrice, Titina Rota è parte attiva di quella straordinaria ventata di novità che coinvolge il teatro italiano. È l'epoca di Guido Salvini, promotore del Maggio Musicale Fiorentino e di figure leggendarie come Tatiana Pavlova e Max Reinhardt. Titina Rota firma spettacoli rimasti nella memoria, il Sogno di una notte di mezz'estate ambientato nel Giardino dei Boboli a Firenze o il Mercante di Venezia, a San Trovaso a Venezia, rappresentati poco prima che Max Reinhardt partisse per gli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni razziali. E accanto a Renato Simoni, cui si vede il primo nucleo della biblioteca del Museo Teatrale alla Scala, disegna i costumi dell'Edipo Re di Sofocle sullo sfondo del Teatro di Sabrata. È il 1937, lo spettacolo corona la conclusione dei lavori della Litoranea Libica e il restauro del teatro romano, ahimè, non accessibile e in pericolo. E Titina Rota è stata anche la costumista del cinema nel periodo dei telefoni bianchi. A Cinecittà veste dive leggendarie, Elsa Merlina, Isa Miranda, la giovanissima Alida Valli. È la costumista di riferimento di registi come Mario Camerini, Carmine Gallone. È un lavoro estenuante, Titina Rota logorante. Titina Rota si ritirerà ancora giovane nel 48. Il suo ultimo spettacolo è la prima italiana al Teatro La Fenice del telefono di Giancarlo Menotti. E trascorrerà il resto della vita ritirata a Capri a dipingere cupe, scogliere e paesaggi svuotati. Svuotati come gusci di conchiglie, visioni totalmente estranee dalla grazia dei coi dei suoi figurini, ma enigmatici, come in fondo è sempre stata lei. Grazie. Tra di noi ci sono i figli di due autori a cui abbiamo dedicato le monografie, Ruggero Savinio e Davide Mengacci, che è il figlio di Ebe Colciaghi. Io li invito sul podio per una breve testimonianza. È bello questo libro su mia madre, è bello, raffinato, lei ne sarebbe andata
orgogliosa e ne sarebbe stata lusinga. Grazie, buonasera. Dunque, io ho preparato poche pagine per questa occasione. È una cosa molto giusta celebrare Savigno come autore degli allestimenti del teatro in musica, e non solo per il luogo in cui questa celebrazione avviene. Sono molto lieto di essere qui a rappresentare il Comune di Milano per questa serata di presentazione dei 5 nuovi titoli che si aggiungono a una collana molto preziosa e molto importante, quella che gli amici della Scala realizzano con grande costanza e determinazione, accompagnando la conoscenza e l'approfondimento della storia del nostro teatro attraverso le grandi figure che vi hanno lavorato, non come musicisti, non come protagonisti quindi dell'aspetto musicale delle esecuzioni, ma attraverso appunto l'arte di coloro che con scene e costumi hanno costruito l'immagine stessa delle rappresentazioni teatrali nella nostra amatissima Scala. E devo dire che quando si mettono in fila i nomi che costituiscono appunto i protagonisti di questi volumi, si realizza anche una piccola storia dell'arte del nostro paese, rendendosi conto di come davvero, soprattutto diciamo nei primi anni del Novecento, ma non solo, anche nell'immediato dopoguerra, il teatro fosse la naturale prosecuzione dell'esperienza artistica di figure che poi appunto hanno giocato un ruolo determinante nello sviluppo del linguaggio, dell'evoluzione del linguaggio artistico del secolo. Abbiamo ricordato proprio la figura di Savinio pochi minuti fa, ricordo un altro titolo di questa collana uscita, se non sbaglio, l'anno scorso o 2 anni fa, dedicata a Fontana e al suo rapporto con la Scala, proprio a testimonianza di quanto ci sia stato da parte di artisti importanti e rilevanti un legame profondo con il teatro e un legame profondo con l'agire teatrale, come se appunto partecipare alla realizzazione degli spettacoli della Scala costituisse un elemento assolutamente imprescindibile di quella che era l'attività artistica di queste grandi figure dell'arte del Novecento. Ma non solo, anche invece figure che non hanno, o che perlomeno non sono a noi note per la, appunto per la loro attività di artisti fuori dal teatro, ma che invece hanno vissuto nel teatro respirando costantemente la polvere e l'aria del palcoscenico, come raccontava i divertenti aneddoti di vita teatrale fatta sulle tavole che raccontava prima Mengacci, figure appunto straordinarie come la madre di Mengacci, ma come tante altre figure raccontate in questi volumi, che veramente respirando quotidianamente la polvere del palcoscenico hanno contribuito a dare vita alla grande magia dell'esperienza teatrale, che si rinnova poi ogni sera quando il sipario si apre e quando inizia la rappresentazione. Questo teatro è noto in tutto il mondo non soltanto per la sua storia, ma per il fatto che il suo presente riesce costantemente a tenere in un certo senso il passo con quello che appunto è la storia importante e fondamentale che il Teatro La Scala ha sempre avuto e sempre ricoperto nella storia dell'opera. E così c'è da chiedersi, ma Anna Crespi sicuramente sarà di questa opinione, tra molti anni quali saranno i libri che verranno pubblicati, quali saranno gli artisti, scenografi, costumisti che ricorderemo attraverso questa meritoria impresa che appunto deve proseguire insieme al cammino della storia del teatro, anche per renderci conto di come dietro ogni minimo particolare di un allestimento ci sia sempre grande lavoro e soprattutto grande genio creativo. Grazie e buonasera. Faccio un piccolo intervento. Ogni monografia è un gioiello non solo di bellezza e di grafica, parlo delle monografie, perché nessuno capisce la bellezza, non nessuno, le persone più preparate lo capiscono, chi invece non è tanto preparato non capiscono le monografie e l'importanza delle monografie. Ogni monografia è un gioiello, non solo di bellezza e di grafica, ma anche di ricerca, grazie alle cronologie degli spettacoli, alle note bibliografiche e naturalmente alle tavole e ai disegni
Perciò dentro ogni scusate, ma qui c'è un via vai che io dico. Ma io presenta... sono il via o sono il vai? Questo vorrei capire. Ci ha raggiunti il sindaco Pisapia. Tanti amici meravigliosi, non poteva mancare chi per tanti anni ha guidato la nostra città con fermezza e signorile eleganza. Signor sindaco, le cedo la parola. Scusate, uso il microfono, non ho la voce potente come la vostra presidente, la nostra presidente. No, mi scuso per il ritardo, ma c'era un ringraziamento alla polizia locale che in questi anni, durante tutto l'anno, ha fatto il loro lavoro e l'hanno fatto anche bene, hanno permesso la sicurezza di Expo, la sicurezza della città, hanno cercato di fare il possibile per superare i problemi ed era giusto dare un riconoscimento. Però ci tenevo moltissimo a essere qua con voi, ringraziare innanzitutto Anna per quello che ha dato, per l'impegno che ci mette quotidianamente, perché forse adesso dico un segreto, ogni tanto ci vediamo, mi viene a trovare, mi dà i suggerimenti, ogni tanto la chiamo io quando ho delle scelte difficili da fare sulla scala per sentire non la sua opinione, perché poi so che riporta l'opinione degli amanti della scala e quindi degli amici della scala. La scala, come dice, non ho sentito gli interventi di prima, ma come dice il nostro sovrintendente, è il secondo brand italiano. Questo è importante, dopo la Ferrari, secondo me possiamo anche superarla, perché ci sono anche le Ferrari senza benzina e quindi noi potremo anche riuscire a superare la Ferrari. Però quello che è importante è che il segno e il senso dell'italianità è soprattutto il senso di Milano. Tutte le delegazioni estere che vengono a Milano e in questi anni ne ho ricevute veramente tantissime ad ogni livello istituzionale, imprenditoriale, di associazioni, e la prima cosa che mi chiedono è dov'è la scala, com'è la scala, quelli che non l'hanno vista, non l'hanno già conosciuta, io apro la finestra della sala giunta e vedono la nostra e la vostra scala, la scala che è un patrimonio enorme e che in questi anni ha fatto dei grandi passi avanti, soprattutto nell'apertura alla città, nella capacità di essere aperta alla città, il fatto che la prima della scala la vedano non solo chi è all'interno della scala, ma anche all'interno della città, negli ospedali, nei carceri, nei territori, nei quartieri, nelle zone, la capacità di aprire la scala in Piazza del Duomo e riuscire a farla vivere, conoscere e soprattutto apprezzare anche da non gli amanti scaligeri è per me importante. E per me è veramente importante, come volevo dirlo, il lavoro prezioso degli amici della scala. Voi avete un compito fondamentale, un compito che posso dire che non ha alternative che a continuare a rafforzarsi e essere sempre più uniti. Un compito che è quello di diffondere sempre di più questo nostro bellissimo teatro, ma soprattutto il simbolo di Milano. Avete il compito di far conoscere sempre di più e apprezzare sempre di più la nostra scala, perché qua non c'è solo musica, eppure è fondamentale, ma c'è anche gioia, c'è bellezza, c'è tutto quello che Milano sa offrire, c'è soprattutto la passione di tanti milanesi che amano la scala perché amano la loro città, sono innamorati della scala perché si sono innamorati della città. Io non so se si sono innamorati prima della città o prima della scala, ma sicuramente se prima della scala, il merito è soprattutto degli amici della scala. Grazie, con amicizia. I nostri soci sono come i fiori, si formano petalo per petalo e sono i petali di un fiore. Quest'anno i nuovi soci onorari sono Oriella Dorello, Renato Broson, Abilitudine
Placido Domingo, che ha scritto una bellissima lettera. È un grande onore per me, dopo tanti anni che ho fatto qui alla Scala come cantante, come interprete delle opere, essere annoverato tra gli amici della Scala, veramente è una cosa che non mi sarei mai aspettato, perché io non sono di Milano, come sentite il mio parlare è molto toscano, vero? Perciò mi fa molto piacere di essere qui con voi e di stare, spero, perché di solito si diventa amici della Scala quando si è vecchi, perciò spero di stare tanto tanto tempo con voi, anche se non sono di Milano. Grazie. Beh, innanzitutto voglio dire che sono molto emozionata, ma emozionata non solo per questo meraviglioso premio, ma perché ogni volta che entro in questo teatro come pubblico, come ballerina quando è stato, o anche solo passando davanti, devo dire che l'emozione è sempre grandissima. Quando ero giovane, adolescente, e qualcuno mi parlava, io con grande naturalezza dicevo: ah, la Scala è il mio teatro, presuntuosa. Ma non era presunzione, era un amore infinito. E questo teatro, a questo teatro io ho dedicato la mia vita, i miei sogni, e ne ho avuto indietro tanta felicità, una famiglia, perché per me il mio teatro è stata anche una famiglia, e dei ricordi meravigliosi. Attraverso questo teatro poi ho conosciuto Anna Crespi, donna fantastica, con gli amici della Scala. Inutile rielencare tutte le cose meravigliose che hanno fatto, che stanno facendo e che faranno, ma io darei risalto a questa parola, amici. Amici è una parola importantissima, che dà una grande responsabilità. Amici, amicizia, amicizia vuol dire appartenenza, vuol dire fedeltà, vuol dire sincerità. E io, oltre all'aspetto culturale, negli amici della Scala ho sempre trovato questo. Ho trovato degli amici che mi hanno mandato bei pensieri, auguri, interpellata anche in momenti difficili della mia vita. Quindi, oltre alle grandi capacità, veramente un grande cuore. Quindi anche questo aspetto è un aspetto che io amo molto degli amici della Scala, e Anna Crespi, quando mi scrive le sue letterine, in fondo scrive Anna. Quindi io li porterò sempre nel cuore, chiamo il mio teatro, dico i miei amici della Scala, veramente non come un senso di possesso, ma di appartenenza fantastica, per sempre spero. In omaggio all'apertura della stagione scaligera, Quartetto della Scala eseguirà i brani dal quartetto in Mi minore di Giuseppe Verdi, dal quartetto in Fa minore di Maurice Ravel. Francesco Manara, Daniele Pascoletti, violini. Draconi, viola. Massimo Polidori, violoncello.